scambio di persona. Adesso vi restituirò i compiti in classe. Per cortesia, venite uno alla volta quando chiamerò il vostro nome. Iniziamo da John. Eccomi, signor maestro. Sei andato molto male, hai sbagliato tutto. Bravo, Tanaka, hai fatto molto bene. E adesso come faccio a dire alla mamma che ho preso un brutto voto? Oh. Che cosa c'è, John? Ti è andato molto male questo compito? Che divertente, John aveva una faccia, avresti dovuto vederla. Invece a te com'è andato? Com'è andato cosa? Il compito, che voto hai preso? Ma questo che cosa c'entra adesso? Stavamo parlando di John. Momita! C'è John! Per favore, amici, ascoltatemi. Di che si tratta? Parla. È da tempo che ho un pensiero che mi martella la mente. È una cosa della quale sono molto pentito. Spesso sono stato aggressivo, ma facevo il prepotente soltanto per ottenere tutto quello che volevo. In questi ultimi anni non ho fatto altro che picchiarti, Nobita. E quando ripenso a tutto il male che hai subito, mi sento davvero un mostro. Non posso andare avanti così. Devo fare qualcosa per cambiare. E adesso so di che cosa ho bisogno. È molto importante che impari a capire il dolore degli altri e i sentimenti che provano quelli più deboli. Doraemon, fai in modo che Nobita e io ci scambiamo di persona. Cosa? L'unico modo per capire che cosa provi, Nobita, è prendere il tuo posto per un po', ne sono più che sicuro. C'è qualcosa che non mi convince. Doraemon! Eh? Saresti in grado di fare una cosa del genere? Beh, sì, forse potrei, ma prima vorrei sapere che cosa ne pensa Nobita. Sei d'accordo anche tu, non è vero? Ma neanche per sogno. Io dovrei diventare te, John. Pensandoci meglio, la tua idea è decisamente geniale. Assolutamente meravigliosa. Stai dicendo sul serio? Te ne sono grato. Sì, sono disposta a questo scambio per il tuo bene. Grazie infinite. Su, che cosa aspetti, Doraemon? Ma siete davvero sicuri di volerlo fare? Sicurissimi. Davvero? Sì, lo vogliamo. Invece sono convinto che fra non molto verrete a chiedermi di tornare come prima. No, non lo faremo, giusto? Visto che insistete, procediamo. Barra scambiatrice! Ora afferrate l'estremità della barra. Ok. Sono diventato John! E io sono Nobita! Ciao ragazzi, vado a fare due passi, ci vediamo dopo! Ma come? Vai via così presto? Oh, ciao, mamma! Mi scusi, volevo dire signora, devo proprio andare. Torna a trovarci, sei il benvenuto. Evviva! Adesso ho voglia di fare un pisolino. Ah, Nobita è proprio fortunato ad avere una mamma così buona. Ma l'importante è che non dovrò fare i lavoretti per punizione. Di quali lavoretti stai parlando? No, niente, sono sciocchezze, dicevo così per dire. Non mi convince, c'è sotto qualcosa. Gian non ha detto tutta la verità. Nobita, Doraemon, ecco la merenda. Oh, grazie signora, che pensiero gentile. Che spiritoso, oggi hai voglia di scherzare, Sì, in effetti stavo scherzando. Questa merenda è buonissima. Che felicità, signora. Lei è veramente tanto buona, dolce e gentile. Nobita, ma ti senti poco bene? Hai la febbre, per caso? No, no, sta benissimo. Voleva solo farti i complimenti e avevo una gran voglia di fare merenda. Sei sicuro? Ti sei mangiato anche la mia merendina. Devo farmi venire in mente qualcosa di divertente da fare. Ehi, che bello aereo! Corro subito ai giardinetti a vedere! Ciao, Suneo! Sono arrivato! Ti dispiace prestarmelo? Mi piacerebbe tanto farlo volare! No! Oh, sul serio? Anche se non volessi fartelo provare, tanto te lo prenderesti con la prepotenza, non è così? Wow, Gian è davvero fortunato! D'accordo, grazie mille! Però non rompermela come hai fatto l'ultima volta. No, non preoccuparti. Non sono mai stato maldestro come Gian. Non farci caso. Attenzione, sta precipitando. Cosa? Ma no, sta tranquillo. Usa i comandi e riprendi il controllo. Dimmi che cosa devo fare. Devi girare la leva a sinistra e poi basta cambiare direzione così. Forse è troppo tardi. Ecco, lo sapevo, me l'hai rotto.
grazie, puoi riprenderti il radiocomando, ci vediamo. Mi dispiace avergli rotto il modellino, ma può succedere. Ehi, ciao, stavi andando al parco, fammi vedere che cosa nascondi. Oh, ma è un nuovo videogame. Tieni, puoi usarlo. Davvero? Grazie mille, sei gentile, grandioso. Io sono Gian, sono forte e coraggioso. Niente mi fa paura e più forte di me non ce n'è. Lo vuoi? Come? Stai dicendo a me? Ma no, tienilo, è tuo. Prendilo. Ne sei proprio sicuro? E va bene, se insisti, grazie infinite. Oh, Gianna, che cosa hai fatto a quel bambino? Oh, ciao, Shizuka. Ma come hai potuto portargli via il lecca-lecca? Io non lo volevo, è lui che ha insistito per darmelo. Diglielo anche tu. Vieni, ciao! Non piangere, piccolino. Che bello spavento. Sembra facile fare il bullo, ma non lo è. Eccoti qui. Ho trovato in fondo alla cartella il tuo compito in classe. Guarda che disastro! Adesso lo sai cosa ti aspetta. E non provare a far finta di non capire. Ora devi mantenere la promessa che hai fatto. Di quale promessa parli? Lo vedrai subito. Uffa, non mi sono mai annoiato così tanto. Se vuoi posso farti ritornare nel tuo corpo. No, no, voglio restare Nobita almeno fino a questa notte. Sento puzza di bruciato. Nobita! Sì, mamma, vengo subito. Oggi il maestro vi ha riconsegnato i compiti in classe di matematica. Certo che ce l'ha ridato. Allora fammelo vedere. Vado a prenderlo. Nobita mi ha incastrato ancora. Sembrava tanto sicuro di sé, ma anche lui ha preso zero. Accidenti, adesso sì che sono guai. Adesso scendi immediatamente, Nobita. Cosa? Devo fare 30 consegne. Mi avevi promesso di occuparti delle consegne se avessi preso un brutto voto. Ti giuro che me ne ero proprio dimenticato. Smettila di fare il finto tonto. Non è possibile, hai preso un altro brutto voto. Mettiti nella testa che devi studiare tutti i giorni. Gianni è un gran mascalzone, mi ha imbrogliato. Ha voluto scambiarsi con me soltanto perché sapeva cosa l'aspettava. Doraemon, aiutami. Non immaginavo che la mamma di Nobita fosse così severa. Lo sgrida sempre in questo modo quando va male in un compito in classe. Sei tu che volevi provare le sensazioni di Nobita, no? Beh, sì, però... Preparati, perché le sensazioni non sono finite. No, ti prego, non riuscirei a sopportarne ancora. Doraemon, scendi, è pronto in tavola. Ok. Non ho detto a te, Nobita, e dato che hai preso un'altra volta zero, andrai a letto senza cena. Uffa, io non ne sapevo niente. Ah, ho una fame tremenda. Caspita, la cena era squisita. Ascolta, Doraemon, sono stato un gran bugiardo. Non mi interessava capire come si sentono le persone deboli. Non volevo obbedire a mia madre. Questa è la verità. Lo immaginavo. Ho preso zero in matematica e le avevo promesso che in caso di un brutto voto avrei fatto tutte le consegne della giornata, ma non ne avevo voglia. Così ho pensato di scambiarmi con Nobita. Avevo capito che c'era sotto qualcosa del genere. Che cosa vuoi dire che Nobita sta facendo tutte le consegne al tuo posto? Beh, in fondo non ci trovo niente di male. Tu ti sei preso una sgridata al posto di Nobita e Nobita ha dovuto fare le consegne del negozio al posto tuo. Direi che adesso siete pari. Ti supplico, Doraemon, fai ritornare tutto quanto com'era prima. Svengo dalla fame. Beh, saltare la cena è stata una punizione molto dura per te, ma anche per Nobita fare tutte quelle consegne. Credo che anche lui abbia voglia di tornare nei suoi panni. Sono tornato. Come sono stanco. Bentornato, tesoro. Oggi hai lavorato sodo. Su, ritira la bicicletta e va a lavarti le mani. La cena è in tavola. Ho preparato il tuo piatto preferito. Davvero, signora? Volevo dire mamma. Ho fatto i peperoni ripieni come piacciono a te. Mangiane pure, devi avere fame. Ma perché il piatto preferito di Gianni sono i peperoni ripieni? Io li odio, è più forte di me, non riesco a mangiarli. Voglio tornare subito nel mio corpo. Sono certo che tra un momento arriverà. Doraemon!
Non ce la faccio più, voglio tornare quella di prima. Ti prego, fa presto. Però nessuno di voi due poi mi dirà che preferiva il corpo dell'altro, vero? No, ma sbrigati. D'accordo. Senti, va, sono di nuovo io, sono tornato nel mio corpo. Accidenti, io sto morendo di fame. Nobita, non dirmi che anche tu non hai mangiato niente stasera. Sì, non ho mangiato nulla perché in tavola c'era solo un piatto di peperoni ripieni. Oh, mi dispiace. Aspettate, ho qui un dolcetto, mangiatene un pezzo per uno. È proprio quello che ci voleva. Grazie, Doraemon, sei veramente un amico. Ci voleva questo spuntino, non ce la facevo più. Credo che oggi Gian e Nobita abbiano imparato una lezione importante.